Ciao a tutti, sono Roberto, ho 24 anni e vengo da Caserta. Sono un infermiere e mi sono laureato nel 2017, il 30 marzo, alla Seconda Università di Napoli. Sono venuto qui in Avia perché in Italia ho avuto poche opportunità di lavoro e nel momento in cui ho visto su Facebook, sulla pagina dell'agenzia, l'opportunità di poter andare fuori, detto perché no, sono giovane e ho ancora possibilità per poterlo fare. All'inizio, quando sono arrivato qui nella scuola, nell'accademia, in Avea, devo dire la verità, sono stato un po' colpito, ma positivamente e negativamente. Negativamente per il semplice fatto che, essendo in tanti, a volte è un po' difficile designarsi i propri spazi, però è anche vero che si è tutti molto gentili, disponibili, vivendo insieme è molto facile alla fine socializzare e stringere dei grandi rapporti di amicizia. La cosa importante è che bisogna tenere duro perché all'inizio non è facile, ma col passare del tempo alla fine ci si abitua. Già la seconda settimana, ad esempio, per me è stato molto più semplice stare qui. Perché ho scelto l'Olanda? Perché essendo che da piccolo mi è sempre piaciuto andare fuori dall'Italia, ho colto al balzo l'occasione e ho detto perché no, l'Olanda è una nazione molto più avanzata rispetto a noi e magari è la mia occasione ideale. Il prossimo mese io comincerò a lavorare in Olanda a Zoetermeer, una città che si trova a una mezz'ora a nord di Rotterdam, per la compagnia Variant Zorg. È una compagnia che lì tiene delle strutture chiamate Verplay House, che sono in pratica delle case di cura a direzione infermieristica, per cui la nostra professione lì è molto più rispettata e motivata soprattutto a fare il nostro lavoro. Ci si occupa principalmente di persone anziane, un po' come nelle case di riposo da noi in Italia, però il lavoro è molto più avanzato e richiede molta più attenzione, in quanto non ci si occupa di persone anziane anche autosufficienti, ma sono nella maggior parte persone con problemi somatici, problemi di demenza e psichici. E quindi è un lavoro lì che richiede molta attenzione. Però la cosa che mi ha piacevolmente colpito è che in Olanda, nelle strutture in cui andremo a lavorare a breve, ci sono molte cose molto positive per il nostro lavoro. Ad esempio, i pazienti con demenze, con malattie quali Alzheimer e altre, hanno ad esempio degli orologi con il GPS, per cui è molto semplice evitare una fuga dagli ospedali, cose che a volte da noi possono accadere, e ci sono anche altre tecnologie incredibili, come ad esempio dei chip nei materiali per le incontinenze che ci mostrano sul nostro tablet, sul nostro smartphone, il momento in cui il paziente, non il paziente, scusate, il convivente, perché lì non sono pazienti ma conviventi, ha evacuato. Quindi tutto ciò mi ha piacevolmente colpito e sono molto soddisfatto per il lavoro della compagnia.